Sì, S-Drive è stata una scoperta eccezionale 2 anni fa nel mio viaggio di amore per l'umanità e per la medicina integrata. Ho scoperto uno strumento che ho intuito subito aveva un potenziale enorme. Potenziale enorme che permetteva di abbinare quella che è la mia impostazione medica, cioè di medicina sistemica, a un nucleo di informazioni attraverso appunto questo test biofisico che riguardava l'essere umano nella sua globalità e che utilizzate nella giusta maniera mi hanno iniziato a permettere una velocizzazione, una semplificazione del mio lavoro quotidiano. Io faccio clinica medica in medicina integrata da 22 anni e grazie all'utilizzo di S-Drive, con tutte le informazioni che il report ci dà, ho potuto sintetizzare in maniera più estrema, più diretta e soprattutto più veloce quello che invece per me era un percorso un po' più lungo per comprendere certi meccanismi, affidando a volte anche la ricerca attraverso degli esami di laboratorio e quindi possiamo dire oggi, io come esperienza personale, io ho un centro medico, anzi se volete informazioni anche sull'S-Drive potete andare nella pagina MediBio, Medicina Misura d'Uomo, che è la mia pagina dove ogni giorno cerchiamo di mettere una serie di informazioni inerenti alle nostre attività. Siamo un gruppo di 42 operatori. In questo centro medico, sito a Monopoli, si utilizza l'S-Drive da 2 anni e l'S-Drive è diventato uno strumento inscindibile. Quest'anno stiamo sposando anche un altro progetto importante con la squadra calcistica della nostra città che è in Lega Pro e che verrà seguita appunto attraverso un progetto di un'intera stagione. Abbiamo già fatto i primi S-Drive agli atleti, li faremo poi durante l'anno e saranno dei risultati importanti che poi metteremo a disposizione in questo modello, diciamo, empirico che ci sta permettendo di utilizzare tutta questa rete di informazioni biofisiche per poter garantire appunto anche la creazione di una squadra, un'equipe di professionisti che possa appunto attraverso questo empirismo portare una serie di risultati e poter dare una validazione con un sistema induttivo e non deduttivo a quelli che sono purtroppo le patologie a cui oggi andiamo sempre più incontro, che sono tutte le malattie croniche, tutti i disturbi cronici, che nelle applicazioni sanitarie tradizionali trovano poco spazio.